Ben ritrovati amici di Gilda News, concorso, pressioni su commissioni. Partecipare alle commissioni del concorso non è un obbligo previsto dal contratto di lavoro e gli uffici scolastici regionali non possono imporre ai docenti di accettare le nomine di ufficio. Invitiamo dunque tutti i colleghi a non lasciarsi intimorire dalle più o meno velate pressioni che stanno subendo in questi giorni dalle amministrazioni scolastiche. A dichiararlo Errino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda, commentando i numerosi casi segnalati dai docenti. Decreto scuola. Il tanto sbandierato aumento dei compensi per i commissari e i presidenti di concorso è tanto fumo ma ben poco arrosto. Si passa da 1,30 euro l'ora in media di lavoro a poco più di 2,50 euro lordi, una cifra che non valorizza assolutamente il lavoro svolto dai docenti. Il punto di Reginaldo Palermo. Martedì 17 riprende alla Camera l'iter parlamentare della conversione in legge del decreto 42 sulla funzionalità del sistema scolastico. Al Senato è finita come già si temeva. All'ultimo momento il governo ha chiesto il voto di fiducia e il provvedimento è stato approvato senza un adeguato confronto in aula. Il testo iniziale del decreto è stato arricchito di numerose nuove disposizioni legate più che altro a emendamenti del governo. Si va dallo stanziamento di 12 milioni di euro per il sostegno agli alunni disabili nelle scuole paritarie fino alla estensione del bonus di 500 euro ai giovani immigrati con il permesso di soggiorno. Ma ci sono anche norme di modifica alla legge 107, come per esempio lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012 per l'infanzia in modo da coprire posti liberi al 1 di settembre 2016 e la possibilità per i docenti neoassunti di accedere alle operazioni di assegnazione provvisoria. Particolarmente atteso era anche l'incremento dello stanziamento per aumentare i compensi dei membri e dei presidenti delle commissioni di concorso. I tempi alla Camera saranno ancora più stretti rispetto al Senato. Entro venerdì 27, infatti, il disegno di legge dovrà essere approvato e quindi è quasi scontato che anche in questo ramo del Parlamento si ricorra al voto di fiducia, con buona pace del confronto politico e della reale e concreta divisione dei poteri fra governo e Parlamento. Docenti invalsi, tre insegnanti sospesi all'Istituto Tecnico Agrario Brao di Nuoro, rei di non aver voluto preparare i loro studenti ai test degli invalsi. Un provvedimento, quello adottato dal dirigente, attraverso il quale sembra sia stata indebitamente invasa la sfera di competenza dei docenti e la loro libertà di insegnamento. Mobilità anche per vecchi docenti. Per i docenti assunti prima dell'anno scolastico 2014-2015 l'assegnazione della titolarità avverrà sugli ambiti. A differenza dei precari assunti nelle fasi B e C, non è prevista per loro la chiamata diretta da parte del dirigente scolastico, ma è comunque reale il rischio di finire in cattedra a chissà quanti chilometri di distanza dal proprio comune di residenza. Comitato di valutazione in Parlamento. Al comprensivo Ierace di Polistena, Reggio Calabria, il comitato di valutazione ha definito i criteri per l'assegnazione del bonus premiale. Il premio spetterà ai primi classificati di un'apposita graduatoria, redatta sulla base di una complicata tabella contenente alcune decine di indicatori diversi. Una di queste riguarda i rapporti con colleghi e dirigente scolastico. Il Movimento 5 Stelle ha già presentato un'interrogazione ufficiale al ministro Giannini, che dovrà rispondere in Parlamento. Alunni stranieri in crescita. Sono in aumento gli alunni stranieri frequentanti le scuole italiane. Nell'anno scolastico 2014-2015 sono aumentati dell'1,4% rispetto all'anno scolastico precedente. Segno di un cambiamento dei tempi e di una multietnicità che prende sempre più piede nel nostro paese. Il Senato dà il via al bonus per i diciottenni. Si dà al Senato la fiducia chiesta dal governo sul decreto scuola e ricerca. Il provvedimento, l'ennesimo approvato con un voto di fiducia, passa ora all'esame della Camera. Tra le misure previste, un bonus di 500 euro per i diciottenni, anche extracomunitari residenti in Italia. Inoltre, 3 milioni l'anno da destinare in maniera permanente per la scuola di dottorato del Gran Sasso Science Institute. Genitori dai carabinieri.
È accaduto in un istituto superiore di Macerata. Per un 5 in una verifica, i genitori di un alunno sono andati dai carabinieri per denunciare l'episodio. Ancora più singolare, la motivazione della richiesta alle forze dell'ordine. Il giovane avrebbe preso un brutto voto in quanto deconcentrato dall'eccessivo rumore provocato dagli operai che stavano effettuando dei lavori all'interno dell'istituto. Precari con 36 mesi. Martedì 17 maggio la consulta si dovrà esprimere sull'abuso di precariato scolastico italiano, già sollevato in sede di giustizia europea da diversi legali e sindacati. Come in tanti ricorderanno, nel novembre del 2014 la Corte di Giustizia europea, nel ribadire la necessità di assorbire il personale precario con oltre 36 mesi di servizio svolto su posti liberi, decise di rimandare la questione proprio alla Corte Costituzionale. Sono legittimi reiterati contratti a termine per le supplenze in attesa di bandire concorsi? E la disciplina per reclutare i docenti a tempo determinato è in contrasto con le regole europee? Dietro tale quesito c'è la realtà della scuola italiana. Convegno Bologna. Giorno 9 maggio a Bologna si è svolto il convegno unitario di CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA su bonus, docenti, valorizzazione o merito. Fabrizio Reberschek, Gilda, insieme agli altri relatori, hanno ribadito la necessità che la definizione dei bonus passi attraverso la contrattazione d'istituto. Intanto i sindacati minacciano azioni legali. Per rivedere tutti i nostri servizi basta andare sul nostro sito gildatv.it o scaricare l'app. Da Irene Anastasia è tutto, arrivederci alle prossime news.